Comincia il girone di ritorno per la seconda categoria, segnatamente il girone C, quello della delegazione di Catanzaro. E ancora una volta il calcio ci dimostra che non è una scienza esatta. Dopo aver sbancato Palermiti domenica scorsa nello scontro al vertice tra proprio le Castella, invece si fa fermare sul pareggio dalla Real Cropon, un Real Cropon che è squadra che deve cercare di mantenere le posizioni utili per non essere invischiato nella zona play-out. E quindi quello che si pensava domenica scorsa, con il vantaggio dei 3 punti per la squadra di Le Castella, oggi diventa una cosa abbastanza più difficile da ottenere, perché con il pareggio e con la corrispondente vittoria del Palermiti 2-1 sul Cacuri si riaccorciano le distanze. Adesso hanno un punto di differenza le due prime della classe, due prime che, ricordiamolo, sono le squadre che stanno quasi dominando questo campionato. In effetti sono prime in classifica sin dalla partenza e hanno la possibilità quindi di vedere il primo posto o il secondo, già che potrebbe anche servire per la promozione diretta. Ma andiamo con ordine, andiamo con calma, come si dice in questi casi. 1-1 dicevamo delle Castella Real Cropene, e addirittura deve recuperare l'iniziale svantaggio segnato da Funari del Real Cropene con il gol di Astorino alle Castella per l'1-1 finale. Invece torna alla vittoria il Palermiti, una vittoria attesa probabilmente sulla carta dal fatto di dover incontrare l'ultima in classifica, ma come si sa in questi casi nulla è mai scontato. Un buon primo tempo per la squadra di casa, un gol segnato da Marinaro sul finire del primo tempo, poi un bellissimo gol di Nisticò in apertura di ripresa con un tiro dal limite dell'area che si va ad insaccare nel 7 del portiere ospite, e poi al 94esimo il Cacuri ottiene il gol della bandiera, ma che non cambia assolutamente il risultato finale. Quindi bisognava riconquistare i 3 punti per la squadra del presidente Truglia, così è stato, e adesso bisognerà ripartire all'inseguimento appunto delle Castelle. Sul resto del fronte dobbiamo segnalare il lento e inesorabile avvicinamento alla vetta della Galla, alle posizioni che contano della classifica dell'Accademy Girifalco, che vince nella mattinata l'incontro contro il Reagliano 1-0 con un gol segnato addirittura al 94esimo su calcio di rigore da Bonella. Ha fatto sta che la squadra girifalcese si porta per il momento in quinta posizione, però deve recuperare la partita, anzi per la precisione in quarta, perché raggiunge la Sersalese, e mercoledì deve recuperare l'incontro contro la Nuova Valle, proprio perché non è stata giocata per il maltempo nella giornata fissata. E quindi l'Accademy Girifalco può avere l'opportunità di portarsi in terza posizione. Fatto sta che non ce ne vogliono gli amici di Squillaci, che certamente cercheranno di evitare la sconfitta, anche perché hanno bisogno dei punti dopo la sconfitta odierna maturata a Torre Melissa per 3-1. Quindi un recupero che potrebbe essere interessante sia per la testa che per la coda della classifica. Da segnalare che lo Schilleggio addirittura era andato in vantaggio con Gagliardi, ma poi è stato raggiunto e superato dalla squadra di Torre Melissa per la precisione. 3-3 tra l'Amaro nella Sersalese, la terza squadra del campionato, che si fa fermare su questo pareggio esterno, e quindi viene superato dalla Petronà, che vince la propria partita in casa contro la Nuova Valle per 2-0. Quindi per quanto riguarda la Maroni, che addirittura per due volte, per la prima volta era andata in vantaggio, poi era stata raggiunta e scavalcata, poi aveva raggiunto il pareggio con Bova, e poi Sersalese ancora in vantaggio con Gulli, e alla fine Costa ha riportato il punteggio sul 3-3 finale per un punto ciascuno. Di Brizzi e Berlingieri i gol del Petronà, e il Real Cotrone invece che ne fa 5 nell'anticipo di sabato allo Sporting di Crotone.
ultima annotazione che dobbiamo dire, quindi, che questo campionato, che per il momento dicevamo comincia con il girone di ritorno, vede queste due squadre in fuga e le altre a lottare per la zona, per i posti play off, mentre per quanto riguarda le altre abbiamo ben 9 squadre che lottano per non essere invischiate nella zona calda dei play-out.